Messa Milano. Leandrigno in orizzontale per Alanna de Oliveira, sulla pressione di Eugenio rischia la squadra biancorossa. Alanna de Oliveira, il passaggio errato dalle parti di Esposito, può provarci ulteriormente l'Olympus. Velasquez, tocco corto per Manuel del Ferraro, che ha preso per mano la squadra in questa ripresa. Sbaglia Velasquez, attenzione Leandrigno, se ne va il numero 10. La copertura difensiva però dello stesso Velasquez, che rimedia all'errore, scivola del Ferraro dall'altra parte. Leandrigno, bene, messo giù, calcio di punizione e ammonizione per Osni Garcia. Leandrigno prende la rincorsa corta, muro a due, scelto da Leonardo del Ferraro con Milani e Di Eugenio in barriera a protezione dello specchio della porta. Parte Leandrigno, lascia poi ad Alanna de Oliveira, Guampe, schema complicato di Milano, la conclusione fuori ampiamente dallo specchio della porta, difesa da Leonardo del Ferraro. Il rinvio teso dalle parti di Eugenio. Intervento di Leandrigno, regolare ancora Leandrigno. Il destro del Ferraro. Rimasto a terra di Eugenio. Riprende il match con il pallone restituito all'Olympus Roma. Osni Garcia, Velasquez, Eugenio a bordo campo, ha lasciato il posto al fratello Alessio. Osni Garcia, Milani, a trazione anteriore adesso l'Olympus, a 4 minuti e 35 secondi dal termine. Milani per Velasquez, ancora Milano. Alanna de Oliveira pesca forse il gol, così è. 5 a 2 Milano, dalla distanza lunghissima. Alanna de Oliveira è andata a trovare lo specchio della porta, sguarnita. 5 a 2 Milano. Rientra Di Eugenio nel frattempo. Gol subito dunque dall'Olympus Roma. Ingenuamente prova la conclusione Osni Garcia, c'è la deviazione, ancora calcio d'angolo. Osni Garcia,
All'indietro per Velázquez, il tocco in direzione di Diogenio. Velázquez. Osni Garcia, ancora Velázquez, il palleggio dell'Olympus Roma Milani. Il palo netto fuori area per Velázquez, controllo perfetto del numero 7. Osni Garcia, ma la conclusione. Cercava invece, anzi voleva il suggerimento Milani in mezzo. Proprio davanti allo specchio della porta, difesa da Tondi, davvero uno tra i migliori in campo per quanto riguarda Milano. Tanta attenzione a Esposito che si presenta tutto solo dalle parti di Del Ferraro. Ha subito anche il fallo. Sarà calcio di punizione per Milano. Calcio di punizione per Milano con Leandrinho che va a discutere con Alan De Oliveira per decidere chi sarà ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Tutto pronto per la battuta, si attende soltanto il via libera del direttore di gara. Parte Alan De Oliveira con il mancino, pesca l'angolo basso alla destra di Leonardo Del Ferraro. E a 3 minuti e 43 secondi dal termine è 6-2 per Milano. Gara che sembra ormai chiusa. Si riprova comunque l'Olympus con orgoglio la squadra di Ranieri. Velázquez, Diogenio scambia ancora con Velázquez, sempre il numero 7, questa volta con Osni Garcia. Tentano il palleggio prolungato. Diogenio prova a dare ritmo all'azione. Milani va in mezzo sul secondo palo. Chiedevano il tocco di mano i ragazzi di Ranieri, nulla da fare. Velázquez, calcio all'angolo battuto subito per il numero 7. Diogenio va alla botta con il sinistro, gran gol di Federico Diogenio, il terzo in campionato, 3-6 al palo Olgiata. Tre minuti e sei secondi al termine, 6-3 per Milano al palo Olgiata. Leandrinho per Juanpe. Fantecele. Eugenio in pressione, c'è forse il tocco di mano. Velázquez per Osni Garcia, palla fuori. Chiedevano ancora una volta il fallo di mano i ragazzi in maglia blu. Leandrinho intanto va a difendere il pallone sulla pressione di Milani. Subisce il fallo, il numero 10. È già ammonito Milani, rischia grosso. Va Fantecele alla battuta del calcio di punizione. Ancora Fantecele. Scivola Leonardo Del Ferraro in area di rigore. Lancio lungo con le mani dalle parti di Diogenio, la sponda al centro, non ci sono compagni. Allora Fantecele saggiamente serve di testa il proprio portiere che può rilanciare subito dalle parti di Juanpe. Deve gestire il vantaggio in questi minuti finali. Milano che si è distratta però troppe volte in difesa in questa ripresa, lasciando spazio al tentativo di rimonta dell'Olympus che finora non si è concretizzato.
Velasquez, il contrasto, c'era il fallo, c'era tiro libero per l'Olympus Roma. Di Eugenio ha già il pallone tra le mani e si avvia sul punto di battuta. Di Eugenio contro Tondi, 2 minuti e 3 secondi al termine, la può nuovamente riaprire l'Olympus. Parte Di Eugenio con il sinistro, direttamente fuori dallo specchio della porta, difesa da Tondi. Occhio al contropiede con Fantecele nei pressi dell'area di rigore avversaria. Questa volta il fallo è per Milano. La rincorsa di Esposito, anzi va Wampe che lascia invece a proprio del capitano il compito della battuta. Spera rimpallata e fallo laterale ancora per Milano. Si può vedere Fantecele messo giù, è lui anzi a scivolare. Rientra Manuel del Ferraro che dà il cambio al proprio omonimo Velasquez. Avanza in surplus il numero 7, allarga per Di Eugenio. Non c'è spazio, dunque deve ricominciare da Velasquez. Osni Garcia. Ancora Di Eugenio. Vanno a scambiare i ragazzi di Ranieri. Di Eugenio sbaglia il passaggio per Milani, deve rientrare in forte anche velocemente Manuel del Ferraro. Un minuto e 27, poi sarà triplice fischio. Velasquez. Di Eugenio va al sinistro, rimpallato, ancora buona per Velasquez, però la sfera sinistra di Di Eugenio, ancora una volta murato. Leandrinho è solo davanti alla porta e appoggia comodamente il gol del 7-3 per Milano, tripletta di Leandrinho, undicesimo gol in campionato a un minuto e 7 secondi dal termine. Sette a tre dunque per Milano che va a mettere la pietra tombale sul match del Pala Olgiata. 7-3 che adesso non ammette più repliche, anche perché il cronometro dice che mancano 50 secondi al triplice fischio. Osni Garcia si gira in mezzo a tre, poi Di Eugenio, la conclusione murata, si prende la rimessa. Peverini, il neo entrato che però non può beneficiare della rimessa in gioco perché la sfera è carambolata sui piedi dei giocatori di Milano. Battuta adesso Velasquez. Di Eugenio, ancora Velasquez, solito schema con il possesso prolungato per l'Olympus che prova a velocizzare i ritmi. Di Eugenio, il filtrante per Milano, nulla da fare. 25 secondi separano Milano dalla vittoria fondamentale del Pala Olgiata in chiave playoff. Ovviamente uno scontro diretto vinto fa molto comodo ai ragazzi in maglia rossa.
10 secondi, Osmi Garcia prova la conclusione, traversa clamorosa, poi Di Eugenio direttamente sul fondo. Lancio lungo in avanti alla facile preda di Leonardo Del Ferraro. Arriva la sirena al pala Olgiata. Milano vince per 7-3. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Sau, che si portano a quota 19 punti, a più 5 sull'Olympus e Roma, vincendo uno scontro diretto fondamentale in chiave playoff.